coach, questa partita era importante per chiudere anche i conti con una posizione di classifica per il prosieguo, una prova che per il punteggio può essere soddisfacente, si dovrà continuare comunque a lavorare. Sì, io sono contenta perché questa vittoria più o meno conferma il terzo posto della del nostro girone, perché visto che oggi riposava Santa Marinella, al noi vincere andiamo a 4 punti di vantaggio da Santa Marinella. Noi il prossimo sabato giochiamo contro di loro e anche se non dovesse andare bene, comunque manteniamo questi 2 punti di vantaggio con loro e dopo abbiamo Viterbo in casa, che sarebbe non facile ma una partita più accessibile. Sono contenta perché le ragazze in casa a tratti e anche a lunghi tratti hanno fatto delle cose buone, soprattutto in difesa. Oggi per la prima volta, più che mai, magari qualcuna che era battuta è stata aiutata dalla compagna e il resto anche ha fatto le rotazioni difensive. E questo a me proprio mi fa stare molto molto bene. C'era qualcuno che non era in condizioni fisiche ottimali, sappiamo che anche l'influenza ci ha messo del suo, però oggi hanno risposto tutti i presenti, Madonna in particolare. Sì, Madonna è da 2 giorni che non poteva fare allenamento perché ha avuto l'influenza, con problemi alla gola, con un po' di febbre. Maggi venerdì mattina ha fatto allenamento, alla sera è caduta anche lei con un po' di dolori fisici, ma non di allenamento, sino quella influenza che sta girando adesso, che colpisce le ossa, e quindi non si è allenata negli ultimi 2 giorni. Quali ha un problema nel muscolo al gluteo, facendole i massaggi da sollievo, ma con il carico degli allenamenti sempre questo muscolo fa ricadere in questa contrattura forte della schiena. Ma nonostante questo tutte e tre sono state presenti, hanno dato il suo contributo, sono state positive tutte e tre nella partita di oggi. C'è una curiosità in conclusione: alla fine del primo quarto, dopo un time out, la sua squadra è ritornata in campo con un'aggressività particolare, hanno cominciato ad attaccare su tutti i palloni. Che cosa ha detto alle sue giocatrici? Io penso che in quel momento in cui noi abbiamo iniziato a fare questa cosa è capitato che giocavamo con un pivot che era Narbiciute, e Elisa Mancinelli ha iniziato a aggredire di più la palla sul numero 4, che è una ragazzina della sua altezza, un pochino più alta, ma mettendo le pressioni anche là, allungando la difesa a tutto campo, abbiamo fatto sì il modo che prendevamo, recuperavamo palloni facili, siamo andati, abbiamo fatto 6 punti subito, e quindi penso che questa cosa ha aiutato a questa aggressività. Oltre che dopo nell'area avevamo a Narbiciute che poteva fare aiuti in caso di essere battuti. L'altro fattore positivo è stato il terzo quarto, che Valeria Albanese è uscita dalla panchina e non ha fatto pesare l'assenza di Ale Cesta, facendo buonissime cose che noi in questo tempo di lavoro abbiamo insegnato, e veramente questa cosa a me mi riempie tanto il cuore, perché lei è una ragazza che in 5 anni si è allenata tutti i giorni, mai un muso, mai niente, perché non ha giocato mai in 5 anni. E avere questa possibilità e ripagarmi questa grande fiducia che io le ho dato non fa altro che confermare che io ho fatto bene a credere in lei, non prendendo persone nel suo ruolo, sino credendo in Vale, che è una arianese giovane e in cui io veramente, oltre al credere, stimo tanto.